Saranno i calci di rigore a decidere la finale di Europa League 2021-2022. È finita in perfetta parità dopo 120 minuti pazzeschi, pieni di emozioni, la finale al Ramon Sánchez Pizjuán, ad un anno dalla finale tra il Villarreal e il Manchester United, ancora una volta i calci di rigore. 1-1 tra l'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner e i Rangers, la vera grande sorpresa di questa edizione. Ragazzi, ci siamo, stiamo per iniziare con la lotteria dei calci di rigore. C'è Tavernier, lo specialista, 10 rigori in questa stagione, il difensore con il vizio del gol. Tavernier. Primo calcio di rigore. Tavernier in corsa breve, gol. Gol. Spiazzato Trapp, l'ex portiere del Paris Saint-Germain, e quindi è arrivato il vantaggio per la formazione scozzese di Giovanni Van Bronckhorst. Da una parte l'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner, dall'altra i Rangers che tornano in finale a 14 anni di distanza dall'ultima volta, dalla finale persa all'Etihad contro lo Zenit. Vediamo se riesce a rispondere al rigore centrale da parte di Tavernier. 1-0 per i Rangers. Vediamo. Lenz, gol. Lenz, spiazzato McGregor, quarantenne portiere del Rangers, ed è 1-1. Tutto in perfetta parità, portiere da una parte, pallone dall'altra. Al gol di Joe Aribo, al minuto numero 57, ha risposto il guizzo vincente da parte dell'ex attaccante del River Plate, Rafael Borré. Vediamo il gol di Davis, il numero 10 che ha avuto un pallone d'oro nei tempi supplementari. Sotto la traversa, Trapp non riesce ad intervenire e quindi, ragazzi, i Rangers sono nuovamente avanti. Mamma mia, ragazzi, che partita, che partita, quante emozioni! Al gol di Joe Aribo ha risposto il guizzo vincente da parte di Rafael Borré, l'ex River Plate. Un altro mancino per l'Eintracht. Perfetto. Bellissimo. Krustic. 2-2. In campo c'è anche l'ex rossonero Hans Peter Hauge. Ha avuto un'occasione nel finale del primo tempo. Assist di Kostic per l'1-1 da parte di Borré. Un primo tempo in cui i Rangers hanno fatto la partita, eh. Hanno avuto una grande occasione con Lundstram al minuto numero 37. Il vantaggio è nato da un errore pazzesco del duo Sow Tuta e il gol del pareggio, una bella azione dell'Eintracht. Terzo rigore. Arfield intuisce Trapp, ma non trattiene, quindi 3-2 per la formazione di Giovanni Van Bronckhorst, ex terzino di PSV Eindhoven, Barcellona e ovviamente della nazionale olandese. Dicevamo che i Rangers tornano a disputare una finale di Europa League, ex Coppa UEFA, dopo 14 anni. Era il 2008. Zenit Rangers 2-0 per i russi in quelle dell'Etihad. Kamada ha avuto una grande chance per il pareggio. Mamma mia, che rigore a fin di palo! Palo gol e ragazzi, siamo in perfetta parità. 3-3. Mancano ancora due soluzioni, eh?
Due viaggi dalla lunetta. I Rangers hanno vinto 3 volte su 4 in terra europea dai calci di rigore, mai una vittoria dai penalty per i tedeschi. C'è Aaron Ramsey, l'ex bianconero, Aaron Ramsey. Vediamo. Aaron Ramsey. L'ha sbagliato, ragazzi, l'ha sbagliato. Ha sbagliato Aaron Ramsey. Ha sbagliato Aaron Ramsey. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Lex Gunners, l'ex centrocampista della Juventus. Mamma mia, che brutto rigore. Centrale, trap con il piede, respinge. E adesso c'è una grande occasione per l'Eintracht Francoforte. Diciamo che l'Eintracht è molto molto vicina. Kostic, vediamo. Mamma mia, che rigore con il sinistro a fin di palo. Esulta Kostic, 4 a 3 per l'Eintracht Francoforte. E adesso gli scozzesi non possono più sbagliare. Anzi, in qualsiasi caso, hai il match point, ma adesso Ruf non può più sbagliare. Vediamo. 4-3 per l'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner, che è molto vicino a trionfare in questa edizione dell'Europa League. Vediamo. Rigore decisivo. Vediamo in corsa. Ruff, palo gol. Ruff, entrato al posto di Barisic nel finale per i crampi del terzino. Bel rigore comunque, a fin di palo, palo gol. Trapp non poteva mai, non poteva mai arrivarci. Sul pallone l'ex River Plate, l'eroe della serata, qui al Ramon Sanchez Pizjuan, Rafael Borré. Rafael Borré sul pallone. Rincorsa lunga. Borré contro McGregor. Parte Borré. Borré! 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 Ragazzi, pazzesco. L'Eintracht Francoforte vince l'Europa League 2021-2022. È la seconda volta dopo il successo nel 1980. Pazzesco quello che abbiamo visto questa sera al Ramon Sanchez Pizjuan. Dopo 120 minuti ci pensa, ci pensa. Rafael Borré ci pensa clamorosamente. L'errore dagli 11 metri di Aaron Ramsey, che consegna l'Europa League nelle mani dell'Eintracht Francoforte. Gol, spettacolo, emozioni e poi l'errore dagli 11 metri decisivo di Aaron Ramsey e il rigore perfetto sotto la traversa, firmato dall'ex River Plate, dall'attaccante colombiano Rafael Borré. L'Eintracht Francoforte vince l'Europa League 2021-2022. Tanti, tanti complimenti, tanti applausi però ai Rangers di Giovanni Van Bronckhorst, che vanno in vantaggio con Joe Aribo, ma alla fine vengono condannati dal rigore sbagliato, purtroppo, da Aaron Ramsey. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!